In questa tabella il libro Amaldi riassume le quattro equazioni di Maxwell, che rappresentano e descrivono le proprietà dei campi elettrici e magnetici. Le prime due equazioni riguardano le proprietà del campo elettrico, le seconde due del campo magnetico. La prima e la terza coinvolgono i flussi del campo E e del campo B, la seconda e la quarta le circuitazioni del campo E e del campo B. La prima e la terza equazione, quella dei flussi, si chiamano teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. La seconda equazione è quella dell'induzione elettromagnetica e si chiama la legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz. L'ultima equazione è la legge di Ampère-Maxwell. Ciascuna equazione mette in relazione cause ed effetti. La prima equazione in particolare dice che le cariche elettriche sono le sorgenti del campo elettrico. Infatti una carica elettrica netta racchiusa all'interno di una superficie chiusa genera attraverso questa superficie un flusso del campo elettrico. Lo possiamo immaginare pensando alle linee del campo elettrico che nascono dalla carica che sta dentro alla superficie e poi escono attraversando la superficie chiusa. Questo è possibile perché le linee del campo elettrico sono linee aperte che nascono dalle cariche positive e muoiono nelle cariche negative. Quindi esistono le cariche isolate, singole, diciamo, sia positive che negative. Potremmo anche chiamarli monopoli elettrici. La terza equazione di Maxwell invece dice che non esistono i monopoli magnetici isolati, quindi non esistono poli magnetici nord e sud da soli. Di conseguenza le linee del campo B sono sempre chiuse, a differenza di quelle del campo E, e quindi non possono mai fare un flusso netto diverso da zero attraverso una superficie chiusa, perché queste linee entrano ma escono anche dalla superficie. Quindi fanno sempre flussi in ingresso e in uscita che si compensano, si annullano. Il libro Amaldi infatti parla di flussi, flusso di B attraverso una superficie chiusa, e parla delle proprietà delle linee del campo elettrico e del campo magnetico e dell'esistenza di cariche isolate oppure di poli magnetici che non esistono isolati.